Seconda tappa del campionato italiano di footgolf, disputatasi presso il Golf Club di Arenzano, è stata caratterizzata non solo da una perturbazione che ha costretto i giocatori a giocare con freddo e pioggia, ma anche da uno strascico di polemiche. Nonostante la modifica al tracciato, la buca sera è risultata fonte di problemi per gli organizzatori. Un po' per il vento, un po' per la troppa paglia di aggredire la bandiera, molti gruppi hanno sostato a lungo prima di poter giocare la buca. Questo ha costretto la direzione gara a eliminarla dal tracciato. Una volta ristabilito l'ordine sul tracciato, la gara si è svolta, come già detto, con condizioni meteo proibitive. C'è però da sottolineare che il campo ha tenuto benissimo e di colpi importanti se ne sono visti diversi. Imperterrita continua la regola per cui dal gennaio 2015 il vincitore di tappa sia sempre un giocatore diverso. A fregiarsi di questo onore è stato Denis Marcheggiani, che dopo un avvio di stagione non brillante è riuscito a ritrovare la concentrazione e chiudere la gara a meno 4. Stesso punteggio anche per Marco Cavezzano, che però dalla sua ha da recriminare per il bogey alla 16. A proposito di Marco Cavezzano, questo giocatore non è un campione solo per i colpi che ha mostrato in queste stagioni o per i giudici. È un campione perché non cerca mai alibi ed è sempre concentrato sulla sua gara, davvero un esempio per tutti. Al terzo posto una new entry, primo podio in assoluto per lui al nazionale, Andrea Piscopo. Giocatore dotato di un tee shot notevole e dagli ampi margini di miglioramento. Sarà un cliente davvero scomodo per chi punta al titolo di campione italiano. Da sottolineare anche le ottime prestazioni di Bechelli e Lombardi, che per pochissimo hanno sfiorato il podio. Mancano ancora molte tappe alla fine del campionato, ogni previsione sarebbe un azzardo che di certo non vogliamo prendere, però un duello si sta delineando, ed è quello per il titolo di miglior squadra. Il livello tenuto da Treviso in questi anni è stato uno stimolo per molti, soprattutto per Roma, e sembra proprio che in questa stagione ci sia un rivale ostico per i veneti. Di sicuro ne giocherà lo spettacolo e la competizione. Siamo ora ai premiati di questa seconda giornata di campionato per la categoria giovanissimi Davide Spader, Footgolf San Marco. Per la categoria femminile, prima Marta Fasciolo, Footgolf Liguria. La categoria over 45 viene vinta da Leonardo Bruno di Footgolf Blue Moon. La miglior squadra della seconda giornata è Footgolf Treviso. Per il terzo posto, categoria assoluti, Andrea Piscopo, Lazio Footgolf, secondo classificato nella categoria assoluti Marco Cavezzan, e ad aggiudicarsi la seconda tappa di campione italiano è Denis Marcheggiani di Roma Footgolf. Cavezzan lo troviamo anche come vincitore della categoria top, lo stesso dicasi per Denis Marcheggiani, che si aggiudica la prima categoria, e anche per Andrea Piscopo, che si aggiudica la seconda categoria. Oltre a vincere l'over 45, Leonardo Bruno si aggiudica anche il premio per la terza categoria, premi speciali longest shot Andrea Colombi, Footgolf Liguria, mentre il Best Approach viene vinto da Filippo Derchi di Bitta Footgolf Team. Ed ecco la classifica dopo due tappe di campionato italiano: al primo posto Marco Cavezzan, seguito da Denis Marcheggiani, al terzo posto Valerio De Pascale e Paolo Parodi, al quinto posto Stefano Castoldi. Appuntamento al 3 aprile presso il Golf Club Poggio dei Medici per la terza ed entusiasmante tappa del campionato italiano di footgolf firmato IFG.